Allora, questo intervento raccoglie una serie di argomenti che sono molto diversi tra di loro. Tuttavia, possiamo dire che questi sono uniti da un filo conduttore comune, che è quello che riguarda fondamentalmente le implicazioni del settore laboratoristico che hanno praticamente sviluppato in seguito all'evoluzione della normativa inerente gli ambienti di transizione, scusate. Innanzitutto dobbiamo dire che le normative riguardanti la gestione e la conservazione degli ambienti marini hanno tra gli obiettivi comuni quello di definire lo stato di qualità ambientale secondo criteri quantitativi che sono basati fondamentalmente sui piani di monitoraggio. I piani di monitoraggio, il monitoraggio in generale per gli ambienti marini di transizione riguarda, come è noto, diverse matrici, nello specifico l'acqua, il sedimento e il biota. In queste matrici vengono campionati una serie di parametri indicativi, di elementi di qualità descrittori, di tipo biologico, di tipo chimico-fisico, compresi anche i contaminanti. I più importanti decreti, praticamente su cui poi vengono definiti i piani di monitoraggio, che sono il 152 del 2006 e la strategia marina, mettono poi anche in luce un aspetto importante, quello che il laboratorio che segue l'analisi deve fare in modo che i risultati che ottiene siano in qualche modo precisi, attendibili e Siamo il mio capo, ingegner Mario Civirillo, direttore del Dipartimento Valle dell'Istituto. Dal Catalogo Nazionale dei Servizi hai l'EPTA, stato di evoluzione delle attività del sistema. Prego, Mario. Lascio solo la... Sì, va benissimo. Giuseppe. Tanto buongiorno a tutti. Io cambio totalmente argomento, ma non troppo in realtà, perché ho avuto il piacere di sentire questa presentazione e in realtà voi state ragionando di l'EPTA, che è una cosa qualcuno direbbe che insomma la mente umana non aveva mai concepito prima d'ora. Una curiosità, quanti di voi hanno sentito parlare dei l'EPTA? Quindi è confermata la sensazione che abbiamo, diciamo che poi alla fine però questo strano termine non incontra, come dire, la sensibilità dei colleghi del sistema. Allora sono ancora più contento di avere questa opportunità. Vediamo se riesco intanto a fare più che un monologo, a fare un dialogo, perché insomma mezz'ora per me è tantissimo, forse riesco anche a ridurre il tempo a disposizione. Un po' di analisi semantica. L'EPTA è livello essenziale delle prestazioni tecniche ambientali. Questo grosso modo lo avrete sentito, no? È un termine che aleggia da parecchi anni nell'ambito delle agenzie per l'ambiente, che poi è stato formalizzato con la legge 132 del 2016, che istituisce un'altra siglaccia, l'SNPA, il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, cioè che istituisce il nostro sistema, che prima andava avanti su basi, diciamo, essenzialmente volontarie o comunque con atti diciamo, regolatori più deboli. Invece la 132 è una legge dello Stato, quindi è un atto normativo forte che ci legittima a fare, anzi ci obbliga a fare sistema. Altra domanda, quanti di voi hanno avuto modo di leggere e di esaminare la 132? No, così, sinceramente, alzate la mano, insomma. Anche questo è molto interessante, no? Cioè, la maggioranza non ha avuto modo, non ha avuto la possibilità di leggerla, invece io vi consiglio caldamente di leggerla, perché di fatto, è, come dire, la nostra carta costituzionale, cioè, disegna le regole con cui poi il sistema, l'SNPA, funziona. E siccome noi lavoriamo nell'SNPA, e poi l'SNPA è uno strumento, come dire, dello Stato italiano, voi capite che insomma è necessario sapere come funziona la casa in cui sto, no? Quali sono le regole di ingaggio, quali sono le regole con cui io devo operare nell'ambito di questo sistema.
la 132 ha un articolo, scusate, ma me la devo leggere pure io, però, perché mica non è che la so a memoria. Ecco il famoso articolo 9, mi sentite tutti? Sì, sì. L'articolo 9 è proprio livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali. Allora, dicevo, facciamo un attimo un'analisi semantica. Livello, che vuol dire livello? Sappiamo tutto che vuol dire livello, no? La vasca, l'acqua, cioè livello vuol dire intensità, no? Essenziale. Essenziale vuol dire che se quello è il livello, al di sotto non può essere. Quindi è una cosa forte. Perché dicevo che voi parlate di lepta? Perché ho visto le interessantissime, diciamo, analisi e considerazioni che avete fatto, per esempio, sul mercurio, comunque su altri elementi, parlate di problemi di contaminazione, e quindi comunque io devo mettere a punto metodiche. Bellissimo, esattamente questo è il tema. Perché poi questo mi consente di capire qual è il livello essenziale per poter determinare quelle quantità di mercurio. Quindi voi in realtà, probabilmente, diciamo, senza saperlo, ma insomma, non mi permetto, state facendo i lepta. Perché nel momento in cui poi, diciamo, discutendo fra di noi, decidiamo che il protocollo è quello, perché è un compromesso tra, come dire, accuratezza, precisione e operatività, sappiamo bene che è sempre un bilanciamento, no? E quello diventa il livello essenziale della prestazione. Quindi voi state ragionando in maniera interessantissima sui livelli essenziali delle prestazioni. Perché voi fate una prestazione nel momento in cui andate a misurare il mercurio, no? Serve, c'è un limite, devo capire se sto sopra, se sto sotto, se l'ambiente è contaminato, se le concentrazioni sono accettabili, eccetera, eccetera, no? È una prestazione fatta da tecnici. Voi siete tecnici. Infatti quasi parli di prestazioni tecniche e lavorate sull'ambiente. Quindi una prestazione tecnica ambientale. Ecco, quindi diciamo, spero di aver svelato il mistero che si cela dietro il termine lepta. È una cosa con cui noi ci confrontiamo quotidianamente nel nostro lavoro. Livello essenziale delle prestazioni tecniche ambientali. Detto questo, quali sono i problemi che si celano dietro? Li sapete meglio di me, perché ne state discutendo. Se è una prestazione essenziale, io la devo assicurare omogeneamente su tutto il territorio, perché il cittadino della Valle d'Aosta deve avere lo stesso diritto del cittadino di Lampedusa a che il suo ambiente sia monitorato, noi facciamo prestazioni tecniche, no? O comunque controllato, proprio perché insomma, sono tutti e due cittadini italiani, hanno esattamente gli stessi diritti. E questa è la grande sfida del sistema. Perché voi sapete, perché vi confrontate, e questo workshop è stata un'occasione magnifica di confronto, invece, che esistono eterogeneità. Per motivi storici, per motivi oggettivi, perché magari è un certo tipo di problema in un certo contesto territoriale è stato, come dire, selezionato, è stato posto all'attenzione prima, e poi in realtà piano piano questo problema è divenuto ovviamente di interesse complessivo, però c'è chi è più avanti, c'è chi è meno avanti. La scommessa è proprio questa: far diventare la prestazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Questa è la tematica dei lepta. Ora, sui lepta in realtà il sistema lavora da parecchi anni, da molto prima che ci fosse la legge 132, perché all'interno del sistema c'era la consapevolezza comunque che bisognava confrontarsi con questa tematica, cioè i servizi ambientali devono essere fatti in maniera armonizzata su tutto il territorio. E già, perché associata al livello della prestazione c'è un altro problema: quali prestazioni? No? Cioè, nel vostro campo voi avete le idee molto chiare, lo sapete, in altri campi c'è una normativa, magari, no? C'è una normativa europea che poi viene recepita, per cui si sanno esattamente quali sono i parametri, come vanno misurati, eccetera, eccetera. E quindi c'è il tema del catalogo dei servizi. Cioè, questi livelli essenziali io li devo rendere per alcuni servizi. E io li devo elencare questi servizi. Cioè devo sapere quali sono i servizi per i quali io devo garantire il livello essenziale, il minimo garantito.
E il, diciamo, il sistema delle agenzie, adesso si chiama l'SNPA, da molti anni si è confrontato con il catalogo dei servizi, anzi direi che è diventato un tormentone. Ci abbiamo lavorato tantissimo, siamo partiti ovviamente, io vi racconto un po' di storia proprio per farvi, diciamo, capire la complessità, ma anche, diciamo, l'interesse di questa tematica, no? Siamo partiti come? Dicendoci, vediamo cosa facciamo, no? Facciamo l'elenco, facciamo il repertorio delle cose che facciamo. E quindi abbiamo fatto l'elenco dei servizi ambientali che le diverse agenzie, le diverse ARPA, APA e ISPRA producono. Dopodiché abbiamo detto, ma vediamo un attimo di questi servizi quali sono quelli veramente necessari, quelli essenziali. Primo criterio è abbastanza ovvio, c'è una normativa che dice che io devo fare delle cose, quel servizio, se c'è una norma di legge, lo devo, no? Controlli AIA, c'è la norma che dice che ISPRA deve fare i controlli AIA sugli impianti di rilevanza nazionale, quello tocca farlo, quindi quello è un servizio essenziale. Monitoraggio della qualità dell'aria, esiste una direttiva europea che stabilisce dei valori limite e quindi ovviamente io devo assicurare questo servizio e così via. Detta così sembra facile, in realtà non è assolutamente facile, perché poi se si entra nel dettaglio, anche semplicemente stilare questo elenco non è semplicissimo, perché a parte, diciamo, i servizi e le prestazioni tra virgolette semplici, su cui non si discute, c'è una norma di legge, e poi ci sono invece una serie di servizi e di prestazioni che comunque per qualche motivo sono ritenuti essenziali nell'operatività di un'ARPA, e tutti quanti abbiamo nella nostra testa degli esempi, no? In particolare perché magari la regione richiede un certo tipo di prestazioni, in particolare perché poi c'è la famosa connessione ambiente e salute, croce e delizia, diciamo, delle nostre attività, per cui spesso magari un servizio è funzionale poi a valutare gli effetti sulla salute. E quindi, voglio dire, su questo il dibattito è aperto, perché ci sono diverse visioni all'interno del sistema, ci sono delle agenzie in cui c'è una collaborazione, direi, forte, storica, per esempio con la componente salute, ci sono delle agenzie invece in cui è avvenuta una cesura, no, a valle del famoso referendum che ha distinto le prestazioni ambientali da quelle sanitarie, e quindi fanno fatica a accettare il fatto che le loro attività possono essere funzionali, no? È un problema proprio di, come dire, di metabolismo, di operatività. Io non ho mai lavorato con quelli, mo mi dici che io devo fare delle cose funzionali, no? Insomma, non è banale, perché poi ognuno ha i suoi motivi, ripeto, anche di carattere, come dire, storico. Comunque il catalogo è stato il grande tema che ci ha tenuti occupati per 2-3 anni, direi, a parte, diciamo, il pregresso. Prima ancora che venisse approvata la legge, la 132, però non basta, perché io per definire bene un servizio essenziale affinché diventi un LEPTA, poi devo stabilire questo servizio come lo fa, qual è il livello, no? Cioè, io faccio il monitoraggio, scusate, io parlo di qualità dell'aria perché tecnicamente quando ero più giovane mi occupavo di quella roba lì, atmosfera, clima, eccetera, no? Ma come lo faccio questo monitoraggio? Quanti sono i punti di campionamento? Quali sono le sostanze che vado a misurare? Con quali metodiche? Qual è l'accuratezza, la precisione? Adopero anche dei modelli? Integro le misure con i modelli? Eccetera, 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 eccetera. No? E quindi io devo stabilire qual è il livello, anche perché poi spesso la normativa ragionevolmente mi dice: guarda, ci sono delle zone che tu devi monitorare perché sono critiche. Ci sono delle zone che sono più tranquille, per cui magari è sufficiente un monitoraggio meno, come dire, stretto, oppure se è sufficiente lavorare con i modelli fino a quando il modello non ti dice che hai superato delle soglie, magari fai delle campagne, no? Durante la... E quindi voi capite che il livello si va a modulare sulla realtà territoriale. Cioè bisogna identificare quello che noi chiamiamo un indice di pressione territoriale per stabilire il livello. Cioè non è che il livello è uguale su tutto il territorio. Io devo dare la garanzia che il monitoraggio produce lo stesso effetto su tutto il territorio, ma sarebbe devastante dal punto di vista tecnico-economico
che io faccio una scacchiera omogenea su tutta l'Italia e ci metto le centraline ai vertici, insomma, pazzesco, no? È stato fatto nel passato, in Olanda per esempio è stato fatto, era facile, lì era tutto piano e l'hanno fatto, ma insomma non funziona, no? Io invece devo assicurare lo stesso, diciamo, livello di garanzia conoscitiva modulando opportunamente gli strumenti che ho, perché io voglio spendere di meno, mettere una centralina costa, manutenerla costa, far girare un modello costa, integrare le due cose hanno dei costi, quindi io devo al solito bilanciare la prestazione in maniera tale da arrivare a ottimizzare la conoscenza che produco con i costi. E qui si inserisce la terza dimensione, il costo. Il costo standard, cosa complicatissima, perché in teoria ovviamente la prestazione deve costare uguale, cioè se io metto una centralina di un certo tipo con certi sensori, teoricamente bisognerebbe che ci sia un costo standard, comprensivo ovviamente di tutto, no? Installazione, esercizio, bla bla bla, magari anche poi messa, diciamo, in disuso, smaltimento, eccetera. E questa cosa dovrebbe essere uguale su tutto il territorio nazionale. Non è così, noi ce ne stiamo rendendo conto, noi stiamo interagendo con i colleghi, diciamo, che si occupano appunto della parte amministrativa, contabile delle agenzie, stiamo cercando di capire quali sono questi costi storici a questo punto, no? Cioè cerchiamo di capire intanto quanto spendiamo per fare certi servizi. Perché questo poi ci aiuta in qualche modo a calibrare il tutto e definire i famosi costi standard. Guardate che al di là di tutte, non so, si capisce quello che sto dicendo? Ah, meno male. Al di là di tutte queste elucubrazioni mentali, il problema è rilevante, perché poi la norma dice che il finanziamento a regime del sistema avviene su questo. Cioè, io ti finanzio sulla base dei servizi essenziali che tu rendi. Che ci sta pure, no? È logico. Quindi il discorso non è che è un discorso accademico, dice poi ho fatto il mio catalogo, ho fatto le cose, quello resta lì. No, perché tutta questa roba qui diventa un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ora, voi sapete che nella sanità, grosso modo, la logica è stata analoga, no? Lì si parla di LEA, no? E sapete da quanto tempo se ne parla nella sanità e sapete la fatica che è stata fatta e che si fa a definire i livelli e i costi standard nella sanità. La mia sensazione è che nel caso ambientale è ancora più complicato. Però va fatta. Perché c'è una legge dello Stato che dice che bisogna farlo e perché secondo me è giusto. No? Cioè si fa sistema nel momento in cui si cerca di armonizzare, di omogeneizzare il tutto. Quindi tutto questo deve poi confluire in un atto normativo, in un DPCM, che stabilisce il famoso catalogo dei servizi essenziali, cioè l'elenco delle cose che il sistema deve assolutamente fare e che deve dare indicazioni anche eventualmente sui costi standard e sul livello di intensità, sul livello della prestazione, a seconda del contesto territoriale. Ci sono domande su questo, è tutto chiaro? Si capisce? Questo è un po', diciamo, il principio che ispira questa parolaccia, i LEPTA, no? Ora, come si è organizzato il sistema? E qua passo alla seconda parte del mio intervento e poi, quindi fra 5-10 minuti chiudo, poi interrompetemi se è poco chiaro. Allora, nel vecchio piano triennale in cui voi avete lavorato, no? Voi avete lavorato nell'ambito del vecchio piano triennale, questo è il prodotto di un gruppo di lavoro, no? Delle ARPA, diciamo, e di ISPRA, che afferiva all'area ottava, vi ricordate? Qualcuno di voi, no? Cioè il vecchio piano triennale sostanzialmente era organizzato in aree, ce n'erano 7 che si diceva avevano una valenza prevalentemente tecnico-scientifica, poi l'ottava, secondo me c'era pure una valenza scientifica, però diciamo era anche, come dire, più importante, era strategica, no? Per cui l'ottava doveva stare sotto l'egida dei direttori generali, mentre invece le 7 aree, diciamo, potevano essere gestite
su, come dire, parametri puramente tecnico-scientifici, e quindi c'era il CTP, il Comitato Tecnico Permanente, che era formato dai direttori tecnici delle agenzie. E abbiamo lavorato bene. Tenete conto che del sistema, nel precedente piano triennale, ci sono stati circa 1500 colleghi, voi inclusi, che hanno lavorato e hanno prodotto una quantità incredibile di conoscenze. Quello che manca, a mio parere, è la valorizzazione di queste conoscenze, perché poi spesso si fa, diciamo, il documento, il prodotto, viene approvato dal CTP, laddove il prodotto era di un gruppo di lavoro che afferiva al Comitato Tecnico Permanente, oppure viene approvato dal GIV, mi pare che si chiamava lì nell'area ottava, poi passa per il Consiglio, poi si fa la delibera e poi dovrebbe essere messo a frutto, no? Questo prodotto. Abbiamo verificato che spesso questo non accade. Si è ragionato a lungo sul perché questo non accade e si è detto probabilmente perché, diciamo, c'è uno scarso coinvolgimento poi dei direttori generali delle agenzie, che insomma. E allora la nuova organizzazione, e adesso uso un'altra parolaccia, i TIC. Qualcuno ha sentito parlare dei TIC? Ah, ecco. Quindi ne sapete più di me. La nuova organizzazione che cosa fa? Mette in campo direttamente la responsabilità dei direttori generali. Il presupposto, secondo me ragionevole, era: se io metto, diciamo, come dire, nella catena di montaggio il vertice delle agenzie e quindi do a lui anche le responsabilità poi, diciamo, di approvare il prodotto, presumo che poi lo utilizzerà sto prodotto, visto che ci mette, come dire, la testa e il cuore fin dall'inizio. E il principio è buono. Subito dopo l'emanazione della 132 è stato emanato un regolamento del sistema del consiglio dell'SNPA, che è formato ovviamente dai direttori generali delle ARPA, APA, più il direttore generale dell'ISPRA, ed è presieduto dal presidente dell'ISPRA, che è anche presidente dell'SNPA. Quindi un consiglio a tutti gli effetti, che c'è un regolamento, che è la sua carta costituzionale, e là è previsto appunto la realizzazione dei TIC, che sono i tavoli istruttori del consiglio. Questi TIC sono stati in qualche modo definiti, identificati, ce ne sono 7, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di... No, mi interessa la cosa, perché secondo me la cosa utile di questa chiacchierata, ne parlavo proprio con una collega dell'ARPA Liguria all'inizio, è travasare questo tipo di informazione a voi, perché è importante che voi lo sappiate. Cioè, questa è la vostra casa, non so se mi spiego, no? E quindi capire un attimo, cioè non deve essere una cosa che fanno i grandi capi, non si capisce niente, chissà che combinano quelli, io intanto devo fare le mie analisi, perché sennò... No, questa è casa vostra, voi dovete sempre più operare consapevolmente all'interno, e dovete interagire. Se i grandi capi fanno fesserie, come spesso e volentieri succede, cercare di raddrizzare le cose, insomma, no? Ecco perché, secondo me, è utile questa chiacchierata, e bisognerebbe farne tante altre, anzi, devo dire, Massimo ha avuto un'ottima idea a stimolarmi a fare questo intervento, perché ovviamente ha colto questa necessità di un'osmosi di questo tipo di informazione verso di voi, no? Che magari siete concentrati sulle quotidianità e quindi perdete un attimo quello che è, diciamo, il contesto generale, che invece è essenziale conoscere. Bene, i TIC sono stati definiti, sono 7. Il TIC numero 1 si chiama l'EPTA, guarda caso, perché poi è il core business del sistema. Però attenzione, il TIC numero 1, che poi vi dirò in chiusura come è organizzato, e poi la chiudo lì, e mi piacerebbe, se volete, insomma, scambiare con voi qualche impressione, funziona nel momento in cui funziona tutto il sistema, soprattutto la parte, come dire, tecnica del sistema, che è la cosa più importante. Ecco perché è essenziale assicurare un'osmosi tra le attività tecnico-scientifiche che il sistema svolge e questa faccenda complicata dei LEPTA. Ecco perché vi ho detto in apertura, voi state ragionando sui LEPTA in realtà. E nel momento in cui noi andiamo nel dettaglio a definire poi i parametri qualitativi e quantitativi, i costi per i pipparapà dei LEPTA, io devo fare riferimento a voi per quanto riguarda gli aspetti che state trattando in questo workshop. Questo è un punto molto importante. I TIC sono stati definiti,
sono stati grossomodo organizzati in gruppi di lavoro, e qui c'è ancora una volta un'ambiguità semantica, perché i gruppi di lavoro dei TIC in realtà non hanno la stessa valenza dei gruppi di lavoro del vecchio piano triennale, che erano i gruppi di lavoro così come siamo abituati, cioè 5-6 persone che si mettono lì e fanno una cosa, c'è un task preciso, c'è un prodotto preciso, faccio un piano operativo e lo faccio, no? No, qui i gruppi di lavoro in realtà sono dei contenitori. Un gruppo di lavoro è le emergenze ambientali. Ragazzi, l'emergenza ambientale significa un universo, quindi evidentemente poi questo gruppo di lavoro dovrà avere delle articolazioni, no? E così via, non ve le sto a raccontare tutte. Tenete conto che sui TIC stiamo e stanno, i direttori generali stanno ancora ragionando. È previsto per giugno un seminario di 2 giorni per mettere a sistema i vari piani di lavoro che sono stati fatti nei vari TIC. Perché, come vi dicevo, ogni TIC è coordinato da un direttore generale e c'è un vice coordinamento di un direttore generale, quindi sono loro in prima persona che ci mettono la faccia. E questo va bene, però si devono abituare. E questo va meno bene, cioè è faticoso. Hanno fatto dei piani di lavoro, si sono resi conto che questi piani di lavoro non fanno scopa, perché ci sono magari delle sovrapposizioni, oppure ci sono delle cose che io penso che le fai tu pensi che le faccio io e non le fa nessuno, no? Quindi c'è l'errore del primo tipo e l'errore del secondo tipo, come dicono gli statistici, no? Ecco, quindi si farà a giugno un seminario di 2 giorni in cui ci si parla, cosa faticosissima, vi assicuro, ma essenziale, essenziale. Torno al TIC sui LEPTA, perché è la cosa principale, per dirvi un'altra cosa, che il TIC sui LEPTA è collegato con un altro strumento importantissimo, sono alla chiusura della chiacchierata, di cui si deve dotare l'SNPA, il piano triennale. Tant'è vero che nella 132 l'articolo 9 parla dei LEPTA e l'articolo 10 parla della programmazione delle attività e dice appunto che l'ISPRA, con il concorso di tutte le agenzie, predispone il programma triennale delle attività del sistema nazionale. Ne avete sentito parlare del programma del... No, malissimo. È bene che voi invece lo vediate, temo che ancora non sia stato diffuso. Comunque c'è un documento che si chiama Programma Triennale di Attività dell'SNPA, che è stato approvato dal Consiglio e io spero fortemente che venga diffuso quanto prima, perché di fatto è fortemente collegato con la tematica dei LEPTA ed è collegato col mestiere che fate voi. Perché dico questo? Perché, e lo prendo, in questo programma triennale, dove si dice tante cose belle, eccetera, alla fine si dice, ragazzi, per essere concreti, intanto definiamo 16 servizi, che di fatto diventano i primi 16 servizi essenziali su cui il sistema deve spendersi e che probabilmente quindi saranno quelli menzionati nel DPCM nella prima versione, perché poi è ovvio che niente è immutabile, siamo tutti consapevoli che questo è un processo, quindi e la norma prevede aggiornamenti, ci mancherebbe altro, guai a ingabbiarsi. Però intanto è stato detto ragionevolmente, definiamo alcuni servizi essenziali e tra le diciamo voci di questi servizi essenziali, che sono 16, primi servizi essenziali, perché ce ne stanno altri. Noi abbiamo prodotto un catalogo, vi ripeto, nel vecchio piano triennale. Questo è un sottoinsieme significativo perché è stato ritenuto più importante di tutti gli altri. C'è il monitoraggio delle acque marine, direttiva Marine Strategy, che io fino a ieri non sapevo che cos'era, poi me l'hanno spiegata loro, però voi praticamente ci combattete tutti i giorni e sapete quali problemi enormi di armonizzazione, di omogenizzazione, eccetera, eccetera, ci sono. E addirittura il piano triennale, come dire, declina le 13, come dire, dimensioni su cui si dispiega l'attività, perché dice che bisogna, diciamo, fare questa attività su diverse tematiche ambientali declinate in 13 moduli operativi, colonna d'acqua, microplastiche, specie non indigene, rifiuti spiaggiati, contaminazione, input di nutrienti, habitat coralligeno, habitat fondi e mare, habitat di fondo marino sottoposto a danno fisico, habitat delle praterie di Posidonia oceanica, specie bentoniche protette, mammiferi marini, avifauna marina. Ci avete lavorato voi a questa cosa? Sì. Oh, bene, se c'è un sì mi consola.
perché vuol dire che un addetto ai lavori almeno ha messo il naso qui, quindi questo che è scritto qui non è una cosa proprio, perché spesso succede anche questo, eh? Succede che, come dire, nelle stanze alte si fanno delle cose senza consultare le competenze tecniche e quindi si scrivono delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Finisco dicendo che, quindi, capito il collegamento stretto tra il piano triennale, i LEPTA e le attività del sistema, finisco dicendo che il TIC1, che appunto si occupa di LEPTA, sta già lavorando, perché noi per giugno vorremmo intanto produrre del primo materiale da consegnare al Ministero dell'Ambiente o al soggetto che nel nuovo governo, come dire, avrà comunque la delega sull'ambiente, dicendo l'SNPA ha prodotto qualcosa e quindi metterlo nelle condizioni, se ritiene, di emanare il DPCM. Dopodiché nel TIC1 c'è un gruppo di lavoro che si occupa dei costi standard, un gruppo di lavoro che si occupa delle pressioni territoriali, quindi dell'indice territoriale che deve definire il livello della prestazione, un gruppo di lavoro che si occupa degli aspetti più di carattere finanziario e un gruppo di lavoro che si occupa anche degli aspetti proprio di disseminazione di informazione presso, diciamo, l'SNPA delle tematiche inerenti LEPTA. Io non lo so, mi fermerei qui anche perché non ce la faccio più. Però mi farebbe piacere se voi avete delle cose da dire, magari insomma 2 o 3 minuti, anche perché poi io devo andare via purtroppo, quindi non posso essere presente alla discussione. E comunque vi ringrazio per la pazienza. Appunto, se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa. Penso che lo stimolo sia stato importante. Non voglio aggiungere niente di più e entrare nel merito, perché ripeto, voglio solo ringraziare moltissimo. Faccio una mia autocritica, ci impegniamo tantissimo a fare delle presentazioni bellissime in cui forse riusciamo a non dire niente, a non essere per niente chiari, invece hai poche parole e senza nessuna slide colorata, è stato veramente puntuale. Mia colpa, non ne sapevo niente praticamente di sistema e quindi mi auguro di non essere troppo presa alle nostre piccole cose quotidiane, che poi sono grandi e ci riempiono le giornate, perché questo mondo è veramente importante, ci apre, penso, prospettive interessantissime e le domande e le cose da approfondire sarebbero veramente tante, anche sul discorso a livelli essenziali, che come lei ci ha ben detto, c'è un catalogo che andrò a consultare in maniera più accurata e forse sarebbe anche utile, spero ci sia, come lei ci diceva, al margine anche di, non so, modificare, proporre e puntualizzare alcune cose, perché poi i livelli essenziali sono anche essenziali e diversi a seconda delle circostanze, a seconda delle regioni, a seconda di quello che le nostre regioni ci chiedono quotidianamente, quindi mi auguro, ecco, che anche nei gruppi di lavoro ci sia un po', ci venga maggiormente passata informazione e noi spero che riusciamo a cogliere anche questi stimoli e questa informazione per portare la nostra opinione, la nostra esperienza e riuscire veramente forse a fare sinergia, a fare sistema. Grazie davvero. Sì, intanto saluto il nostro presidente, perché è presidente dell'SNPA. E comunque, dell'organizzazione di questi TIC, no? Che abbiamo visto essere presieduti in prima persona dai direttori generali con l'assistenza di un sostituto direttore generale, ma poi come sono declinati all'interno? L'organizzazione è demandata ai singoli direttori generali o c'è stata, come dire, delle riunioni preparatorie per dare un'indicazione? Perché importante sarebbe poi che alla fine, all'interno di un tema o di un TIC, si arrivasse anche al network degli operatori, perché se non si arriva, è quello che avevo chiesto anch'io ieri nell'intervento, se non si arriva poi al network degli operatori che lavorano su quel tema, alla fine è inutile che ci siano soltanto i direttori generali o gli stretti collaboratori dei direttori generali. Bisogna poi che alla fine la rete sia veramente interconnessa e comprenda tutti gli attori
del sistema. Poi un'altra domanda è, ma quante regioni hanno recepito la legge nazionale? Ti toccano gli straordinari. Come si dice in questi casi, la ringrazio della domanda. No, mi dispiace che il Presidente non ha sentito soprattutto la prima domanda, nel senso che lei ha posto il dito su una criticità che, almeno per quanto mi riguarda, ci ho ben presente. Cosa succede? Succede che nei TIC, più o meno sono 7 TIC, non ve li posso dire a memoria, ma non so se il primo è l'EPTA, il secondo sono controllo e monitoraggio, ma non mi ricordo se il terzo è normazione tecnica, poi il quarto sono i laboratori, il quinto SINA reporting, il sesto è omogeneizzazione tecnica, il settimo è ricerca. Allora, queste sono le parole chiave che dovrebbero in qualche modo includere l'universo, diciamo, delle attività, no? Sia tecniche che gestionali. Esatto. Tanti sono interconnessi. E il nodo è proprio quello che diceva lei, cioè questa attività che si è svolta con il coordinamento di due direttori generali, ma che poi vede comunque impegnati altri componenti sia delle ARPA che dell'ISPRA, e anche da parte dell'ISPRA, per espressa volontà che io condivido del Presidente, la partecipazione ai massimi livelli, cioè ci sono i capi dipartimento, ci sono i dirigenti, ci sono comunque altri, diciamo, componenti che vogliono esprimere il fatto che ISPRA ci si mette lì con impegno e con attenzione. Dopodiché ogni TIC ha, come dire, redatto un piano di lavoro, ovviamente coerentemente con una prima declaratoria del TIC, cioè il TIC monitoraggio e controlli si sarà dedicato essenzialmente al monitoraggio e controlli e alle emergenze, perché poi se, ma le emergenze dove stanno? Sta lì. Allora, quindi anche le emergenze ricade, come dire, fra i temi che devono essere declinati dal TIC 2 e così via. Dopodiché ci sono i famosi gruppi di lavoro, e qui c'è il problema che diceva lei, perché questi gruppi di lavoro, come ho già avuto modo di dire, in realtà non sono i gruppi di lavoro come li abbiamo pensati nel vecchio piano triennale, cioè un gruppo operativo fatto da 4, 5, 6 persone che c'ha esattamente in testa il prodotto, sa come arrivare a fare quel prodotto e lo fa. E questi sono dei contenitori, perché ripeto, se io ho poi un gruppo di lavoro che si chiama emergenze ambientali, voi capite che insomma, no? Quindi adesso il sistema sta discutendo proprio su quel punto lì, cioè come faccio poi ad arrivare alla parte tecnico-operativa? E su questo vi assicuro che le sollecitazioni sono tante, perché io poi parlando con i colleghi, appunto con voi, con i colleghi delle ARPA, con qualche direttore tecnico, con qualche tecnico, eccetera, e mi dico, sì Mario, vabbè, stanno facendo sti TIC, ma intanto l'attività tecnica deve proseguire, deve procedere. Cioè non possiamo aspettare che i TIC vengano, come dire, infiocchettati in tutta la loro magnificenza prima di... il tema è esattamente questo. Probabilmente il seminario di cui vi parlavo deve servire anche a chiarire questo aspetto. Ma a questo punto vi devo dire un'altra cosa, poi dirò qualcosa sulle leggi regionali, su cui per la verità so molto poco. In realtà, diciamo, la concezione dei TIC per qualche motivo voleva essere una discontinuità rispetto al vecchio modello organizzativo. Quello che sto percependo io, ma non so se sono solo io a percepirlo, è che c'è proprio, come dire, volendo estremizzare, perché poi la realtà è sempre più complicata, però diciamo, volendo semplificare, ci sono due visioni polari per quanto riguarda i TIC. C'è, diciamo, la visione, se volete, più sofisticata, più evoluta, che dice il TIC è completamente un'altra cosa rispetto al vecchio modello, che era fatto di gruppi di lavoro, no? Se volete, come dire, self-standing, che riuscivano comunque a organizzare tutto, mentre invece la filosofia dei TIC è quello proprio di favorire il lavoro a matrice. Allora faccio l'esempio, controlli ambientali. Allora il TIC 2 tratti i controlli ambientali dal punto di vista della gestione, del management, dell'organizzazione, però per quanto riguarda gli aspetti tecnici il TIC 6 è omogeneizzazione tecnica,
e se poi io devo fare dei controlli, delle analisi, c'è il TIC sui laboratori che mi dice la metodica con cui devo farli, e poi per quanto riguarda il flusso delle informazioni c'è il TIC Sinanet, e se poi voglio sperimentare metodiche innovative c'è il TIC 7 che mi dice, e il tutto confluisce nel TIC 1 che fa il EPTA e che è bellissimo, però con un collega dell'App Emilia Romagna, guarda, voi avete messo a punto una Ferrari, ma io so guidare a malapena una 500, per cui... Cioè, è chiaro che c'è questa scuola di pensiero molto, se volete, sofisticata, ci sono altre scuole di pensiero che dicono sì, però così probabilmente non ce la facciamo. Allora, fermo restando che i TIC hanno questa configurazione, dobbiamo comunque baricentrare i temi nei gruppi di lavoro. Per cui l'emergenza ambientale si fanno essenzialmente nel TIC 2, poi sì, ci saranno dei collegamenti col TIC 6, eccetera, però insomma il core business sta lì, i controlli si fanno nel TIC 2, no? Pare che, insomma, però vi dico pare perché vi ripeto, la discussione è aperta, attenzione, e nell'ultima riunione di coordinamento dei TIC, perché poi apro e chiudo la parentesi, il direttore generale di ISPRA ha il compito di coordinare i coordinatori, gli è stato dato dal consiglio delle SNPiano, quindi lui periodicamente fa delle riunioni, l'ultima riunione è stata fatta qualche, una decina di giorni fa, e è emessa in tutta evidenza questa tensione fra queste due visioni, che non è ancora risolta. Ora, questa cosa, diciamo, al di là appunto dell'impressione che può dare al tecnico, diciamo, io devo lavorare, no? Io ho il mio dirigente che fa i controlli ambientali, fa Mario, ma io con chi devo parlare per organizzare i controlli ambientali bene nelle SNPA? La risposta è, Gaeta, aspetta un attimo, non lo so. Ora, al di là quindi della tensione, che, però è un processo ineludibile, bisogna parlare, bisogna capirsi, bisogna trovare un punto di equilibrio che poi magari si modifica, per cui insomma, e ripeto, il seminario che si farà a giugno andrà verso quella direzione, ma se vi devo dire la mia opinione, non è che col seminario risolviamo, cioè intanto il meccanismo si mette in moto e cerchiamo di, un risultato che secondo me è stato perseguito per l'operatività e che vi dico, ecco questo è importante, voi sapete che ci sono anche le reti di referenti, no? Che sono se volete delle strutture tra virgolette permanenti che funzionano, girano, ecco, diciamo, anch'io nel mio piccolo mi sono adoperato e alla fine si è arrivata alla conclusione che le reti di referenti che esistono funzionano, quindi indipendentemente dai TIC, dai TAC, dai TUC, quella roba funziona, così come diciamo funzionano i gruppi di lavoro del vecchio piano triennale che ancora devono portare a termine, però il problema adesso è mettere in moto le nuove attività, e quello diciamo, però almeno, come dire, un livello di attività basale io vorrei che venisse assicurato al sistema, e in qualche modo ci stiamo riuscendo. Non so se ho risposto. Per quanto riguarda le leggi regionali, so che alcune regioni l'hanno fatto, sono avanti, e altre stanno indietro. E questo siamo alle solite, è un problema di armonizzazione e di omogenizzazione, insomma, che è molto faticoso. Tenete conto che l'SNPA, dal punto di vista istituzionale, è veramente, qualcuno dice un'anomalia, ma è una profonda innovazione, perché lo sapete meglio di me, noi siamo organo tecnico del Ministero, voi siete organo tecnico delle regioni o delle province autonome, quindi diciamo in realtà i padroni sono questi, poi noi siamo un sistema che addirittura ha la facoltà di esprimere norme tecniche vincolanti, perché lo dice la norma. Come si sposa questo? È chiaro che ci vuole una triangolazione, ma direi una multiangolazione tra il sistema, la conferenza Stato-Regioni, le regioni, il ministero, stiamo cercando di, e stanno cercando di costruirla questa multiangolazione, ma vi assicuro che il discorso non è facile, è una sfida. Sono modelli nuovi. Modelli nuovi che potrebbero veramente, esatto, giocare un ruolo importante nel futuro, esatto, del nostro paese. Brava. Però ecco quello che dico, sono modelli nuovi per problemi nuovi. Adesso dico questa cosa, a livello globale sta succedendo esattamente la stessa cosa, no? Cioè la famosa globalizzazione ha scardinato le vecchie categorie, noi purtroppo ragioniamo con le vecchie categorie. Non funziona. Io dico da anni che la struttura indicasteri, ambiente, industria, commercio, è ottocentesca, non ce la fa più ad affrontare i problemi di oggi, e la globalizzazione lo sta mostrando. Anche lì, diciamo, ci sono problemi nuovi, purtroppo non abbiamo ancora messo a punto gli strumenti per gestirli. Stessa cosa nell'SNPA, stiamo affrontando problemi nuovi evidentissimi, e voi lo sapete per quanto concerne il mare, dobbiamo mettere a punto lo strumentario, è un processo, a me entusiasma questa cosa, perché ritengo che è un momento storico interessantissimo.
c'era prego. Carla Ferrari dell'ARPA Emilia Romagna che voleva. Una collega di Adriano. Ah. Quello che ha la 500. No, quella che ha la Ferrari. Io ce l'ho 500. No, vabbè, non dica così, strano un po' dire, fare un'affermazione del genere. No, io volevo solo focalizzare una questione. Perché abbiamo fatto queste giornate di condivisione e confronto all'interno dell'SNPA per quanto riguarda mare e ambiente di transizione? Perché sono due comparti, due ambienti che sono sempre molto stati tralasciati nelle argomentazioni precedenti con tutti i vari gruppi di lavoro. Faccio un esempio, metodiche analitiche, c'è stata una grossa affluenza per quanto riguarda, giustamente, non lo sto rinnegando, tutte le acque superficiali, fiumi e laghi. Ecco, mentre mare e acque di transizione è sempre stata lasciata un po' di riserva quando se ne parlava. Condivido comunque il fatto che, adesso posso solo riportare quanto avviene in Emilia Romagna, c'è il mio collega che ha partecipato a Eletta, che partecipa all'interno dell'SNPA, è ovvio che deve esserci una forte comunicazione al proprio interno. Dopo magari io sono una che non si fa mai i fatti suoi, quindi lo vado a trovare e gli dico dimmi un po' come stanno le situazioni, perché magari è anche soggettivo, voglio dire. Però ecco, ci deve essere all'interno di ciascuna agenzia una forte comunicazione di quello che avviene all'interno dei Letta, deve esserci una forte comunicazione anche su tutti quelli che possono essere coinvolti. Faccio un altro esempio banale. Laboratori. So che hanno già incominciato i lavori, ma casualmente l'ho scoperto. Allora, voglio dire, anche lì c'è una forte questione in ballo, parlo per quanto riguarda la strategia marina, che siccome il Ministero si rivolge all'SNPA come se fosse l'ente che risolve tutti i problemi, allora per esempio la distribuzione presso le varie agenzie di attività analitiche in cui sono presenti delle eccellenze, capisco che può risolvere molti problemi, però esserne aggiornati non farebbe male, anche perché a questo punto come agenzie non stiamo rispondendo appieno a quello che ci chiede il Ministero, perché in realtà abbiamo limiti di rilevabilità maggiori rispetto a quelli degli Stati, insomma sciocchezzuole, ma che però sarebbe importante che venissero comunicate. Quindi alla luce del progresso, i gruppi di lavoro che sono stati fatti, che erano troppi, sicuramente mare e acque di transizione sono state un po' trascurate. Spero che con la prossima riorganizzazione, in questo modello nuovo, le cose vengano un po' più, lo dico a lei perché così è un altro tassello che, che metto nel corollario. Però è ovvio che poi deve essere trasferito, e quindi deve esserci anche all'interno di ciascuna agenzia un trasferimento di tutte queste informazioni. Scusi. Posso aggiungere una cosa? Io penso che qui oggi noi possiamo anche provare a lanciare l'argomento mare, e quindi la gente che ci lavora sopra, la gente che è qui, la gente che è stata coinvolta da questo gruppo di lavoro in cui i lavori terminano qui, ma potrebbe essere invece un esperimento pilota, proprio per far vedere che, lo dico perché noi come Are e Mare delle varie agenzie abbiamo lavorato insieme tanti anni fa col monitoraggio cosiddetto ministeriale della 979, e lì c'era una regia forte ministeriale e abbiamo cominciato a conoscerci tra noi e siamo rimasti in contatto anche durante i lunghi anni del buio in cui non c'era più il monitoraggio ministeriale, in alcune ARPA tristemente l'area mare si è dissolta,
perché nel momento in cui non ci sono più i soldi, improvvisamente non conta più quell'argomento lì, anche se uno continua a avere i suoi 1000 chilometri di costa, 500, non è che diminuisca quello. Però, siccome non c'erano i soldi, improvvisamente il mare non contava più. Adesso che c'è di nuovo la strategia marina, e lunga vita la strategia marina, ma non c'è solo la strategia marina, noi facevamo già un mucchio di cose sul mare, solo che nessuno ne parlava più. I nostri direttori generali, nonostante i numerosi chilometri, centinaia di chilometri di costa che tutti abbiamo, improvvisamente se ne erano dimenticati. Ora, però noi siamo sempre rimasti in contatto come, diciamo, dirigenti dell'area mare e quindi collaboratori. Era difficile perché non c'erano sedi istituzionali, però quando abbiamo avuto questo gruppo GDL di nuovo ci siamo sentiti di nuovo in un certo senso protagonisti, più c'era di nuovo la strategia marina e quindi avevamo anche i soldi e quindi insomma è un bel momento per il mare, cerchiamo di non perdere questo abbrivio che abbiamo preso e quindi il nostro capogruppo ci ha detto che ha cambiato mestiere e non lo farà più, questo ci dispiace perché ci eravamo trovati bene, ci ho detto se ci sarà qualcun altro, però cerchiamo di mantenere. Se poi il GDL si chiama strategia marina, pazienza, si può chiamare come si vuole, l'importante è che dentro poi il contenuto sia allargato a tutti gli aspetti del monitoraggio marino, delle attività sul mare che nelle acque facciamo, sono tante, sono interessanti e quindi insomma è bene che noi come gruppo di lavoro facciamo un po' da pilota di questo sistema. Se poi questo funziona si può estendere a tutto. Sottoscrivo, no, cioè, non ho altro da aggiungere. Bene, ringrazio. Grazie a voi. Ringrazio Mario, è stato interessantissimo. Voi anche per insomma, aver stimolato. Ci prendiamo questi 10 minuti perché stiamo abbondantemente fuori dall'orario previsto e quindi direi alle 11:30 di ricominciare. Grazie.